ok, si sono arenati. Sì, però no, c'è no, c'è no, c'è no, c'è no. Uno tocca qualcosa, la macchina va a fanculo. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, 81esima missione di GTA 4. Siamo ancora qua con Phil Bell, nella scorsa trespass abbiamo fatto un bel casino andando a uccidere diversa gente e andando anche a battere un elicottero. Oggi invece siamo tornati qui con sempre appunto Phil Bell, siamo veramente gli sgoccioli, mancano esattamente 5 missioni prima di terminare la storia, poi dopo si splitterà, andrà verso il finale e poi ovviamente come detto vi porterò sia il finale A che il finale B e non solo quello, ma poi andremo anche con le espansioni dello Stand Hamlet e The Ballad of Gay Tony. Non dimenticatevi di lasciare like al video, di iscrivervi al canale e noi ovviamente passiamo a Liberty City con nostro Nico per le ultime volte. Dai ragazzi. Ok, con la missione per Bernie che vedete sullo schermo non è nient'altro che la macchina che deve regalarci. E ovviamente andremo a prendere sul finale perché se no dov'è il bello? Per ora veramente mi serve un taxi. Stai buono lì, stai buono lì. Bravo, lo slalom tra le macchine. Gli ho dato una pizzetta, c'ho tutto l'olio in gola. Comunque, feel the bell. Let's do it. To live and die in Alderney. Okay, I'll see you later. Yeah, okay. Take care now. I'll see you later. Hey. It's not what it looks like. Okay. It's not like that. You talk. Nico, come ti leggo nella mente? Sure. But Phil, and I don't mean to take advantage, but maybe I need help on time. Maybe I can give you a call. What do you mean? I mean, I need to find something out about someone. Maybe you can help. No, non penso che lo farò. No. I'm asking for a favor. Why do you think I put my neck on the line for you? Because I need help with something. You know, since you don't look like you're full of crap, how could I say no? Brava, capito. Nothing. Come on, let's go. We're heading back up to that old house off Beaverhead Avenue in West Dyke. Andiamo a West Dyke, allora. Vai zii, però corri. It's about time to pick up that H that my nephew's been sitting. It's just been sitting there? Yeah, call it a cooling off gear. We took it, but we don't know who was watching it beforehand. So you just left it with Frankie? Yeah, we put it in an isolated place. Hopefully any attention it was getting would be noticed. Frankie's one guy who can disappear real easy if the Fed show. Plus, he's a smart kid. He's related to my ex-wife, and she was smart enough to ruin my life with one lawsuit. So it's been long enough. You think we're going to be okay to pick it up? No trouble? Look, I don't ever assume something's gonna go down easy without any trouble. That's what keeps me alive and out of pain. We'll see when we get there. As long as we don't see any helicopters, vans, suspicious gardeners talking into earpieces. If none of that's going on, then we're okay. Yeah, you fucking laugh. Allora, dove dobbiamo andare? Sicuramente se la missione si chiama To Live and Die in Alderney, I guess che non si trovi così tanto lontano. Ma devo essere sincero, non ricordo la natura della missione, perché ricordo che c'è una missione dove devi staccare la spina a qualcuno in un ospedale, e ok, ma non è assolutamente questa, perché guardate dove stiamo andando, avete capito, no? Mm,
Ma pattinano. Dico sempre che GTA 5 in confronto a guidare è uno spasso. There you are. Dov'è il problema? You seen anyone snooping around? I ain't seen a soul, boss. It's a ghost house. Ok, forse adesso ricordo la missione. I got the horse loaded into two cars for you. I don't know, this don't feel right. Eccoli. Grandi. Sto vialetto, però, se faccio esplodere quella macchina è un problema. Grandi. Togli dal cazzo. You don't know this, the 50 feds watching these cars. I thought Phil was just paranoid. Give me a break, man. I got a lot on my mind, you know? I didn't have much time to scope this out. My ma's kinda sick. I've been looking after her. And my sister? I've been putting her through college. Shut up! These feds are all over me. I'm sorry, man. It's just, I only got married the other day. God, I love that kid. You want to see a picture? I don't want to see a fucking picture. I'm trying to get us out of this situation. Okay, ragazzi, è difficilissimo. È difficilissimo. Instead of some jailhouse kid, we can't let those fans run the force off the road. Get them! You like that? Ragazzi, sono di titanio ste macchine qui. Sono di titanio. Uffa! Vai, fuori gioco anche questa. Fantastico l'intelligenza artificiale. Come se ne va la macchina e ne compare un'altra. Cioè, piuttosto comparire tutte insieme, no? No, ho fatto la macchina sbagliata. Bello. Che c'è la ruota vuota, dai. Dio, buonino. Tutto il traffico del mezzogiorno. Potremmo anche risparmiarcelo, eh. Zio, no, no, non c'ha il turbo sta macchina qui. Nico, they're all over. We're ditching the cars and going on foot. Park up behind me when I stop. All right. Ok, ci sono arenati. Sì, però no, c'è no, c'è no, c'è no, c'è no. Uno tocca qualcosa, la macchina va a fanculo. Oh, dai, ce l'abbiamo fatta almeno. Intatta la macchina di Bell. Take cover, boys. Police, hit the floor. Send in some backup. I'm in trouble. Così si fa. Vabbè, dai, ma sti poliziotti qua sono i poliziotti base, come li chiamo io.
Oh, oh no, questi sono bravi. Oh, tu come ti sei permesso di arrivare fin qui? Vabbè, se ci offri il furgone per la fuga così... Ah, non è questo. Mi ero illuso. Vabbè, ma che mi abbiano preso così però... Cioè, te fai il casino, ti fai tre stelle di sospetto, no? E tanto poi, con due elicotteri allegati, e poi tocca a me guidare per scappare, pare giusto? Quindi la challenge sarà questa. Basically sarà questa. This ain't a fucking joke. You got a wife, you got a mom. Don't play around with your life. Ok, ce ne muoio, dai. Più semplice di quel che pensassi, non mi venissero incontro. For anyone else's fuck up. All right, guys. Shit, I'm sorry. I don't think I can take. Ok, perfetto. Nico, you've done good for me. There's been some fucked up shit going on, but you've been keeping cool. You're a good earner. I got respect for you. Hey, let's see if we get back before you start talking like this, shall we? This ain't over until we... Ha ragione. Ha pienamente ragione. Beh dai, missione basic questa di GTA, un pochino più difficile rispetto a quelle altre. Però ragazzi, quando la macchina deve veramente spingere il pedale, il gioco non te lo permette. Che poi da un lato... Cioè, lì per lì ti fa incazzare, però ripensandoci ti tiene anche un pochino più impegnato sulla cosa. A differenza di GTA 5, che tipo puoi correre dappertutto, dovunque vuoi. Ma noi di GTA 5 poi ne parleremo più avanti, perché avremo tutta una campagna per PS5 e ve l'ho già spoilerato. Miele e pecorino ha senso. Dun 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 durum. Nico, I got a grieving mother to look at. I don't want to worry about you not kidnapping some sweet old bitch like you've been asked to do. Hey, Pat, I had other stuff. Che cazzo? Speak to you soon. Che devo fare? Che devo rapire io? Non fa un cazzo. Portela fuori. Madonna quanto vi odio. Comunque, straight to the apartment. Ci sono certe canzoni di GTA 4, tipo questa, che ogni volta che la sento mi fanno venire in mente un mucchio di ricordi. Radio Broker, la cercherò. È bello che non so il titolo, no? Perché alcune veramente sono una colonna sonora della mia adolescenza. E non so i titoli, quindi la cosa mi rode tantissimo. Ok, a posto ragazzi. Io vi saluto. Grazie della visione, lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo per la missione numero 82. Sarà a questo punto per Jimmy Pecorino. Grazie ragazzi, alla prossima. Da Adri è veramente tutto.